Hello everybody, ciao a tutti e bentornati sul mio canale. L'ultimo video che ho fatto seduta qua vi avevo appunto detto che avrei fatto una cura con il cortisone per far riprendere le mie corde vocali. Bene, siamo ancora qua con questo perfetto e fantastico risultato, ma pazienza, ci stiamo lavorando. Comunque, ciao a tutti, io sono Lea, bentornati sul mio canale. Come state? Tutto bene ragazzi? Io tutto bene, le mie vacanze sono andate bene e la cosa più strana dell'essere tornata a Milano è che non sto per tornare a scuola e devo dire che questa cosa mi spaventa tantissimo, tantissimo. Piccola parentesi, mi avete mandato mille messaggi tipo no, non farai un all back to school, oddio. Ragazzi, lo farò perché anche io dovrò comprare le cose per l'università. Semplicemente le comprerò a tempo debito, ovvero fra qualche settimana. Sì, ho i capelli bagnati perché sono appena uscita dalla doccia, fa troppo caldo, non ce la faccio ad asciugarli. Che cosa facciamo oggi? Oggi ci trucchiamo insieme perché, come sapete, quest'estate fortunata mi hanno rubato tantissimi trucchi, ma soprattutto tantissimi pennelli. Quindi ho ricomprato delle cose, ho comprato cose nuove e mi andava di provarli con voi. Oggi mi sono svegliata con degli occhi orrendi e cerchiamo di sistemare questa situazione. Yeah. Allora, mi sto truccando perché a breve uscirò con la mia amica Irene. Ecco, diciamo che non voglio sembrare una morta, perché comunque starò fuori tutto il giorno. Ho comprato questo correttore quando ero a Lucca, ed è un correttore di Sephora che io ho già avuto in passato e poi non ho più ricomprato perché provavo altri correttori e mi ero dimenticata che era così bello, cioè mi piace. Non è fantastico, il mio correttore preferito al momento, bella. Il mio correttore preferito al momento è quello di Nabla, il Close Up, che è fantastico secondo me. Però devo dire che anche questo mi piace. In camera vedo che sembro molto più abbronzata di quello che sono nella vita reale. Nella vita reale sono bianca come un cadavere, non sto scherzando. Infatti questo correttore è abbastanza chiaro, ma non mi fa tanto contrasto con la pelle. In camera sembra molto di più. È quasi giusto per il mio biancume, perché ovviamente col cortisone non ho potuto prendere il sole e sono stata ben 2 settimane all'ombra. E quando ho finito di prendere il cortisone ero talmente abituata a stare all'ombra che non mi è neanche venuto lo stimolo di stare al sole, tanto ormai ero demoralizzata a tal punto che basta, basta. Ne applico ancora un pochino giusto per coprirle ancora meglio. Ragazzi, da quando mi hanno rubato i trucchi non mi sono mai, mai seduta e truccata. Se mettevo qualcosa era un po' di correttore, un ombretto luminoso e il mascara. Non ho mai più avuto, diciamo, il tempo, la voglia e la dedizione di sedermi con lo specchio e stare lì e divertirmi un po'. Quindi diciamo che questa è la prima volta che mi trucco volentieri, perché appunto mi sono arrivati a casa i nuovi trucchi. Tra l'altro mi è arrivata questa palette di Pupa che si chiama Spicy Nudes e i colori mi piacciono tantissimo, anche se non la userò oggi. Ha un ottimo specchio e i colori sono molto interessanti, sono un po' autunnali, quindi a breve diciamo che sperimenteremo. Faccio un leggerissimo baking. Per fare questa operazione utilizzo la cipria Close Up di Nabla. Vado a rimuoverla con un pennello. All'interno di questo sacchettino ci sono i nuovi pennelli che ho comprato. Eccoli qua, sono tanti, sono diversi. Questo per il fondotinta, ho sempre desiderato provare un pennello del genere. Ne ho anche uno nuovo per l'illuminante, che è molto fashion perché è oro. E tutti gli altri sono per gli occhi. E sono veramente entusiasta di provarli, perché mi hanno tutti parlato molto bene dei pennelli di Morphe. I prezzi sono abbordabili ed è anche uno dei motivi principali per cui li ho scelti. E oltretutto la nostra amica Ale Hilton me ne ha parlato molto bene, quindi ho deciso di seguire il suo consiglio. Un'altra cosa che ho comprato da Morphe e che mi entusiasma da morire è la 3502 Palette, che ho pagato 26 euro per 35 ombretti, che non è niente male ragazzi. Cioè io sto male e oggi voglio giocare con questa. Ragazzi, io non vedo l'ora, cioè questi sono tutti i colori di cui ho bisogno nella mia vita. Devo tenere questo coso per sapere i nomi, perché altrimenti siamo in alto mare. Quindi cominciamo con il primo colore, questo qui, che ci farà da transition shade. Il colore si chiama Universal. Utilizzo un pennello di questo genere per andare nella piega. Ragazzi, non avete idea di quanto mi è mancata questa cosa.
di mettere l'ombretto con dei pennelli come Dio comanda. Vado ad applicare un colore più scuro che si chiama Orb. Con un pennello da sfumatura pulito vado a sfumare le estremità. Siccome desidero un colore più intenso, ripasso Orb nella piega. Con il primo pennello che abbiamo utilizzato voglio aggiungere qualcosa di più scuro nell'angolo esterno dell'occhio e vado ad utilizzare un colore che si chiama Flux. Con un pennellino piatto vado ad applicare un ombretto luminoso che si chiama Pure. Con un pennellino piccolo a penna vado ad applicare Orb nella rima inferiore. Vado ad applicare una matita bianca all'interno dell'occhio. E ora possiamo finalmente applicare il mascara. Come mascara utilizzo l'Ultra Tech Volume & Curl Mascara di Kiko. Bene, abbiamo completato gli occhi. Non possedendo più un pennello per fare contouring eccetera, utilizzerò questo qua, che però è per fondotinta in realtà. Il bronzer che utilizzerò è il Hoola Light di Benefit, che è il mio preferito estate inverno sempre. A parte a luglio, che ero particolarmente abbronzata, resto sempre molto chiara. Quindi questo è veramente perfetto per me. E lo vado ad applicare un po' sulla fronte e ovviamente partendo dall'orecchio fino alla bocca. Il blush che utilizzo è di Nabla ed è questo qui. Il nome è Kendra. Perfetto, come illuminante utilizzerò l'illuminante di Nabla, Savage. Non ve lo faccio vedere perché l'ultima volta che l'ho fatto vedere in camera è caduto. Per applicarlo utilizzo il mio nuovo pennello. Perfetto, le labbra non le tocco perché applicherò un po' di burro cacao nel pomeriggio. Il trucco è finito, come vedete è stato veloce, semplice, estivo, luminoso, ancora più luminoso grazie al Fix Plus. Io spero che questo video vi sia piaciuto, mettete un pollicione in su se è così e soprattutto ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche così da sapere quando esce un nuovo video. Da quest'oggi in poi la programmazione continuerà come al solito il mercoledì alle 14:30. Sono davvero contentissima di essere tornata in carreggiata, di rimettermi al lavoro, di fare le cose. Sarà un mese davvero intenso perché ci sono tanti preparativi in corso, ma non posso ancora svelarvi nulla. Dunque io vi mando un abbraccio enorme, non avete idea di quanto io sia contenta di essere tornata qui. Ci vediamo al prossimo video.